L'Italia è un paese che vanta una grande tradizione mineraria con un patrimonio rappresentato da una vasta gamma di prodotti, dai minerali solidi agli idrocarburi liquidi e gassosi alla geotermia. L'Italia è stata in passato ai primi posti in campo internazionale in alcune di queste produzioni che oggi sono cessate lasciando molti siti in disuso. Essendo consapevoli di questa nostra ricchezza, numerosi sono i progetti di valorizzazione del patrimonio minerario in corso. Tra questi, la Brea Archimede Salerno, nell'ambito del progetto europeo Cultura 2000 Mineo, ha selezionato due aree minerarie, una in provincia di Salerno e l'altra nel comune di Cesena, ciascuna con le sue peculiarità, che hanno realizzato dei progetti di recupero e di riqualificazione del patrimonio minerario, anche per una fruizione turistica dello stesso. Due sono le finalità. Una di carattere culturale, coincidente con il dovere storico di conservare il patrimonio minerario realizzato dal lavoro quotidiano della popolazione locale, minatori, e l'altra di carattere socio-economico, rappresentata dalla necessità di promuovere uno sviluppo economico a favore delle comunità locali, creando nuove opportunità di impiego, soprattutto in campo turistico. L'area dei Picentini meridionali rappresenta un sito di eccezionale interesse sia storico che naturalistico. In essa coesistono infatti, in uno scenario naturale di per sé già significativo, testimonianze sia geopaleontologiche che archeominerarie, nelle quali è possibile leggere la stretta interdipendenza della storia naturale dei luoghi con quella sociale ed economica della popolazione. L'epicentro ideale di questo interessante sito è certamente l'area delle antiche miniere di scisti bituminosi di Gifoni Vallepiana, da cui in passato si ricavava littiolo, un sale di ammonio solfato usato in farmacia. Littiolo veniva ricavato da rocce ricche non solo di idrocarburi, da cui scisti bituminosi, ma contenenti anche abbondanti resti fossili di vertebrati, ed in particolare pesci, che avevano portato Gifoni all'attenzione dei paleontologi europei sin dal Settecento. Il Monte Leggio ed i rilievi circostanti racchiudono le testimonianze di una peculiare associazione di organismi di scogliera, organogena sottomarina, che circa 200 milioni di anni fa era presente nella zona e solo in altre specifiche località delle Alpi e dell'Appennino settentrionale, a causa di condizioni ecologiche molto speciali. Nelle stesse aree sono infine concentrati una grande varietà di condizioni geologiche e geomorfologiche che illustrano l'evoluzione neotettonica, orografica e climatica della zona. I siti di interesse archeologico e geologico sono inseriti in una cornice paesaggistica di grande valore naturalistico, che ne rende particolarmente suggestiva l'esplorazione. Tali condizioni sono alla base di un progetto di valorizzazione ed organizzazione del patrimonio paesaggistico ambientale e storico-culturale di parte del territorio montano di Gifoni Vallepiana, attraverso l'individuazione di un'area da destinare a parco geopaleontologico e archeominerario, realizzando così un geosito. Da diversi anni, infatti, si è sviluppata a livello internazionale la strategia di valorizzazione dei cosiddetti geositi, ossia di località nelle quali sono osservabili strutture geologiche di rilevante interesse scientifico e didattico. Queste località rappresentano dei veri e propri monumenti naturali, in quanto in esse si può leggere un pezzo della storia della Terra. Essi si offrono come strumenti di grande valore didattico per diffondere la conoscenza della storia naturale della Terra come continuo equilibrio dinamico della biosfera e della litosfera. Analogamente ai monumenti archeologici, essi vanno dunque protetti, valorizzati e fatti conoscere ad un pubblico vasto. Il progetto del Parco Geopaleontologico ed Archeominerario predilige l'idea di tracciare sul territorio un segno architettonico attraverso il recupero dell'identità di un paesaggio intriso di storia, di specifiche peculiarità e notevoli testimonianze scientifiche. In particolare l'intervento previsto, che ricade interamente nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini, consiste nella creazione di una struttura di accoglienza, quale centro di musealizzazione scientifica moderna del patrimonio dell'area.
Una musealizzazione fatta non con intenti puramente espositivi, ma avvalendosi di materiali spiccatamente divulgativi intorno a temi didattici, di strumenti interattivi e di visita guidata come preparazione all'esplorazione del territorio. L'area espositiva, naturalmente, servirà a raccogliere in maniera stabile testimonianze delle passate attività di lavoro e più in generale sociali, legate alle miniere e al territorio. L'area museale, probabilmente, sarà localizzata all'interno del centro storico della frazione Curti, nell'ex scuola attualmente adibita a centro di educazione ambientale. L'intervento prevede inoltre il recupero di un rifugio montano realizzato in pietra locale ed utilizzato come ricovero degli studiosi che tra fine Settecento e l'Ottocento frequentarono l'area. Il rifugio offrirà anche la possibilità di ricovero per l'ospitalità di piccoli gruppi. Inoltre saranno migliorate le condizioni di fruibilità dell'intera area con la sistemazione di cartellonistica e di piccole aree di sosta, oltre alla messa in sicurezza delle miniere, per permettere la realizzazione di visite guidate all'interno. Infine, si creeranno delle strutture e dei servizi capaci di accogliere e incuriosire i possibili fruitori dell'area. L'idea centrale del parco geopaleontologico e archeominerario, quindi, vuole essere quella di consentire una totale immersione del visitatore nel territorio, accompagnata da una comprensione semplice ed immediata del profondo legame che esiste tra la storia naturale e quella socio-economica del territorio, creando una condizione del tutto nuova di fruizione dell'area in tutte le sue componenti, nonché un'attrattiva turistica stabile inserita nel contesto del Parco dei Monti Picentini. Ci troviamo nell'area dell'ex miniera di zolfo di Formignano. Lo zolfo, conosciuto sin dall'epoca romana, veniva estratto da miniere situate in Sicilia, Marche e Romagna. Era impiegato nell'industria tessile, nella cosmesi, come disinfettante e come componente del cosiddetto fuoco greco, una mistura incendiaria usata a scopi bellici. Col tempo, dallo sfruttamento degli affioramenti si passò alla coltivazione dei giacimenti, scavando pozzi e gallerie. Lo zolfo divenne prodotto strategico con l'invenzione della polvere da sparo. Nel 1530 Papa Paolo III concedeva il diritto di sfruttamento delle miniere locali ai soli cittadini cesenati. Nella vallata del Savio assunsero grande importanza le aree minerarie della Boratella e di Busca Formignano nei pressi di Borello, una frazione di Cesena. La produzione di zolfo divenne oggetto di studio e il conte cesenate Vincenzo Masini nel 1759 compose un trattato in versi, Il Zolfo, che ne descrive nei minimi dettagli aspetti e strumenti.